San Giustese e Pedianze Cascinare, un testa coda di indubbio interesse, ancora rinviato l'appuntamento con i tre punti da parte della San Giustese, che al comunale non arrivano dall'8 settembre, quando Allegretti e compagni sconfissero il Real Metauro. Ha vinto le Pedianze Cascinare, continua la marcia al comando della classifica in compagnia dell'Ancona. Vantaggio delle Pedianze Cascinare al quinto. Bugiolacchi verticalizza centralmente, attende l'uscita di Palmieri e lo infila senza pietà. Nona rete stagionale per lui. Decimo, prova sulla corsia di destra Temperini, cross, Marinelli intercetta boccando a terra. Undicesimo, raddoppio delle Pedianze Cascinare, Cacciatore si inserisce centralmente, cerca la profondità, sfera intercettata da Carelli, Trolli cerca di allontanarla, ma la stessa finisce ancora sui piedi di Cacciatore, che la smista per Cesani sulla destra, tentativo di cross immediato, sfera intercettata appena dentro l'area dal braccio destro di Carelli. Il rigore concesso dal direttore di gara fa discutere, Cacciatore comunque trasforma. La replica della San Giustese non si fa attendere, ma le conclusioni di Carelli e Allegretti non fanno male alla retroguardia della capolista. Al 19esimo proteste per la presunta mancata concessione di un calcio di rigore, contatto Forgione Petruzzelli in area, cade appena dentro la stessa il giocatore rossoblù, l'arbitro lo ammonisce. San Giustese cresce ma non trova gli sbocchi come vorrebbe. 23esimo, Bugiolacchi penetra la retroguardia rossoblù ma viene anticipato da Palmieri in uscita. Presunto contatto Lopetuso Trolli, l'arbitro ammonisce il giocatore di casa, protesta il pubblico per la decisione del direttore di gara, avrebbe voluto il calcio di rigore. San Giustese prova a stringere le Pedianze Cascinare, che si difende con molto ordine. 42esimo, due angoli consecutivi. Nel secondo da destra, calciato da pallone, Trolli al momento di concludere trova la bandierina dell'assistente pronta ad alzarsi, che ne frena l'iniziativa. Non fa male la punizione calciata da Cacciatore al 44esimo, para con sicurezza Palmieri. Il secondo tempo si avvia con la San Giustese al quinto, a pallone va sul fondo, mette in area, ma la difesa delle Pedianze Cascinare intercetta e libera. 14esimo, calcio di punizione di Avallone, palla in area, contatto Trolli Lopetuso, protesta il pubblico di fede rosso-blu. È una San Giustese generosa, 16esimo, Montanari cerca di controllare un pallone in area sulla linea di fondo, contatto con Alessandrini, invoca il calcio di rigore la squadra di casa, ma il direttore di gara dice no, perché il fallo, secondo la versione della giacchetta nera pugliese, è stato commesso fuori area. Proteste da parte rosso-blu. La punizione calciata da pallone, Marinelli non trova di meglio che mettere il cuoio in calcio d'angolo. Potrebbe raddoppiare al 20esimo le Pedianze Cascinare quando Bracciotti si presenta solo davanti a Palmieri, che gli ribatte la conclusione. Pallone sui piedi di Cacciatore che non inquadra la porta. Assist di Federico Angelini per Montanari, che sbaglia la conclusione da buona posizione. 28esimo, Temperini fa gridare al gol, glielo nega Marinelli. Il finale è sicuramente interessante, Cesani 34esimo da destra, cross, portiere di casa che non si fa sorprendere. Allegretti 40esimo fa gridare al gol, Marinelli glielo nega. La partita finisce con l'ennesimo calcio d'angolo battuto dalla San Giustese, ne ha calciati 14, ma la squadra di mister Marcaccio non riesce ad andare a segno.